you La ritrovate ad un nuovo appuntamento con il Comune, la trasmissione nata in sinergia tra Valdarno Channel e l'amministrazione comunale di Montevarchi. Questa sera andremo alla scoperta del nuovo Centro per l'Infanzia San Lorenzo, un Centro per l'Infanzia 06, uno dei primi a livello regionale in cui i bambini possono entrare praticamente in culla e in cui vengono accompagnati fino ai 6 anni d'età. La struttura è di proprietà della Collegiata di San Lorenzo e verrà gestita dalla Cooperativa Giovani. Nel nostro territorio il Centro Infanzia 06 San Lorenzo è la prima esperienza di un centro educativo che realizza l'integrazione tra nido e scuola dell'infanzia. Accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un percorso comune finalizzato a favorire il loro passaggio da un ciclo educativo al ciclo successivo, valorizzandoli insieme alle famiglie come protagonisti e destinatari dell'azione educativa. Il progetto pedagogico del Centro Infanzia 06 San Lorenzo prevede l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte, garantendo. L'attivazione di un progetto educativo unitario che tiene conto dei tempi personali dei bambini e delle loro differenti esigenze durante la crescita. Le sezioni della scuola dell'infanzia sono eterogenee, ma la scelta di una didattica laboratoriale consente di lavorare con i bambini in base all'età, con proposte educative che valorizzano le competenze cognitive ed emotive di ogni bambino. Il Centro Infanzia 06 San Lorenzo è concepito come un luogo per la famiglia, offre occasioni di apprendimento e di crescita per dare risposta ai bisogni dei genitori, oltre che a quelli dei bambini e delle bambine, garantendo flessibilità e modularità secondo le esigenze di ognuno di loro. Il centro offre alle famiglie un servizio innovativo in grado di creare opportunità di relazione con spazi di incontro per mamme, papà e nonni al fine di arricchire tutta la comunità educante. Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e con l'offerta di pacchetti di servizio che vanno incontro a tutte le esigenze dell'organizzazione familiare. Il Centro 06 è uno dei pochi a livello regionale perché in realtà è una tipologia di servizi all'infanzia estremamente innovativa. Di fatto è riconosciuta solo attualmente nel nuovo regolamento regionale. Cosa comporta? L'integrazione dei servizi offerti all'asilo nido con la scuola dell'infanzia la più conosciuta scuola materna e quindi offre un servizio alle famiglie e ai bambini nell nella fascia d'età da 0 ai 6 anni. Li accompagnate fino alle scuole elementari? Li accompagniamo fino alle scuole elementari, li prendiamo in culla fino alla scuola elementare. Il centro entrerà in funzione per quanto riguarda le sezioni del nido d'infanzia a gennaio. Invece il trasferimento dalla vecchia scuola dell'infanzia a San Lorenzo avverrà eh, all'incirca alla fine di novembre. Le iscrizioni sono aperte per tutto il centro 06. Chi fosse interessato può rivolgersi alla cooperativa Giovani Valdarno e chiedere di me e prendiamo un appuntamento. Quanti posti disponibili sia per la, la materna classica che per il.? Sono disponibili per tutto il centro: 100 posti. È un servizio pastorale per noi perché in questo decennio la Chiesa italiana ci invita a volgere l'attenzione al progetto educativo e quindi alla, a educare alla vita buona del Vangelo e credo sia una risposta concreta a questo progetto. Quindi ci sentiamo ecco vicini alle famiglie che eh, ovviamente eh, hanno grandi difficoltà oggi nel far crescere i loro figli e questa è una risposta concreta a queste necessità, a questi bisogni. In una società sempre più fuorviante, da un punto di vista di valori, è importante iniziare subito, proprio da zero, come in questo caso fino a sei anni. Sì, credo sia importante anche essere propositivi. In un contesto di crisi noi abbiamo fatto una scommessa sul futuro, perché investire sugli asili oggi è un po' controcorrente. Però credo che questa sia la risposta giusta che dobbiamo dare sia a livello cittadino sia a livello personale, come cristiani e come italiani. La priorità sta un po' negli standard. A noi è stato chiesto di realizzare e progettare un asilo dove gli standard fossero molto alti e per standard sono quelli diciamo, tipicizzati dalla Regione, che sono lo standard medio del bambino, ma anche un, uno standard qualitativo generale, per cui a partire da materiali proposti, a partire da, diciamo, dalla fruizione degli ambienti e a partire dalla qualità complessiva degli impianti. Per cui in effetti, eh, questo è un edificio in cui il, eh, diciamo, il consumo è molto basso, la gestione è molto bassa. I nostri tecnici hanno previsto che si aggira sotto i 1.000 euro l'anno. Quindi, è una struttura compatibile con quelle che possono essere le esigenze diciamo, eh, della, della proprietà e dei gestori. Poi per il resto i materiali, la luce e la collocazione in uno spazio verde eh, fa il resto e la qualità, per cui eh, non mi voglio dilungare su quelle che sono poi le, le proposte progettuali perché sono ben evidenti dal filmato, mi immagino. Però ecco, il concetto è che volevamo esprimere nel progetto è questo qui, cioè una struttura moderna in cui al centro del progetto sta il bambino. Quindi, spazi molto ampi, vetrate molto ampie, in cui l'interno e l'esterno sono quasi un con, in connubio. Quindi, come si vede qui nell'aula, finisce il pavimento, comincia un pavimento esterno e inizia il verde. Quindi, non, le barriere sono no, comunque: no. è una notizia, le barriere sono delle grandi, delle grandi vetrate. Lì ecco. il concetto è questo. Poi, i servizi offerti, la mensa interna, era una delle richieste fondamentali per avere proprio la capacità di offrire un servizio massimo ai bambini. Ecco. E con questo è davvero tutto, grazie dell'attenzione, In Comune tornerà tra sette giorni.